Sottosegretario, è un evento importante questo, soprattutto per il ruolo che gli ingegneri hanno nel contesto nazionale. Sì, è un evento molto importante e che devo dire dà fiducia anche al governo perché crede nella ripresa economica, crede nello sviluppo e oggi i temi che saranno affrontati in questi giorni dagli ingegneri, quindi persone qualificate, serie, radicate sul territorio, può essere molto importante anche per il governo, perché il governo crede molto nella sussidiarietà, crede molto nell'aiuto dei professionisti, ne abbiamo tanti in questo paese, che possono con le loro idee, i loro progetti portare un contributo importante. Questo governo vuole fare, vuole dare le risposte ai cittadini, vuol far ripartire l'economia e vuol far ripartire il paese. Per far questo non basta la politica, occorre una sinergia col territorio, sinergia con chi ha idee, sinergia con chi vuole fare. E gli ingegneri e tutti gli altri professionisti lo dimostrano giornalmente, le idee e il tema di queste giornate lo confermano. Si parla di sviluppo ed è uno dei temi principali del governo, si parla di legalità ed è uno dei temi fondamentali su cui punta il governo, pensiamo alle norme anticorruzione, pensiamo alla lotta contro la criminalità economica che sta facendo questo governo, pensiamo alla riforma della giustizia civile, della giustizia penale, alla digitalizzazione e quindi a una proiezione mondiale, europea di trasparenza che crei nuove regole e che crei un sistema davvero innovativo anche dal punto di vista tecnologico. Per fare questo occorrono i professionisti, occorre questa sinergia che può essere utile. Quando si parla di ingegneri industriali, edili, tecnologici. Si parla di biomedicina, di ambiente, si parla di costruzioni, di sblocco di opere e anche il governo con l'ultimo provvedimento sblocca Italia e guarda questo mondo, guarda al mondo che deve ripartire economicamente, guarda quindi a chi deve investire, a realizzare le opere, opere che vuol dire non solo far lavorare imprenditori, lavoratori e tutto l'indotto, i professionisti nella fase di progettazione e di esecuzione, ma vuol dire guardare ai cittadini. Parliamo da anni, siamo qui in campagna della Salerno-Reggio Calabria, è l'ora di finirla, è l'ora di ultimarla, di realizzarla e di non parlarne più, di parlarne perché funziona e di pensare ad altre opere. Quindi il governo vuole finire queste opere di cui i cittadini sentono parlare da anni e anni e anni e sono stufi. Allora la credibilità della politica, e su cui questo governo sta scommettendo molto e ci crede, e io sono convinto che ci riuscirà, è sbloccare queste grandi opere, dare questi segnali ai cittadini, dare ai cittadini questi servizi che si aspetta e che è giusto che abbiano. Tra l'altro, e chiudo, la progettazione, il ruolo dell'ingegnere, la trasparenza, il rispetto delle regole, la semplificazione, perché oggi il problema è che le regole e le norme che ci sono consentono a chi vuole fare corruzione, fenomeni corruttivi, alla criminalità di inserirsi, perché se il sistema è farraginoso, se il procedimento è lungo, se la conferenza dei servizi ti fa perdere la realizzazione dell'opera, chi ci rimette? Il cittadino. Lo Stato deve semplificare, quindi deve consentire a chi fa impresa di costruire velocemente, a regola d'arte con i controlli, ma di non avere quell'intoppi dovuti alla burocrazia e all'inefficienza. Senta, questa è una risposta anche al Meridione che da tempo l'aspetta. Ci sarà una svolta finalmente? Il Meridione, l'Italia può ripartire se punta dal Meridione. L'Italia e il nostro Paese e il Governo ha molta attenzione al Meridione, non solo per il numero di persone che vive nel Meridione, però è importante non solo per la vocazione turistica e quindi anche in questo è importante le opere per consentire e rendere accessibili anche con le reti ferroviarie e stradali ai nostri turisti, ma non solo a quelli, anche a quelli dell'Europa, del mondo, di venire a visitare i nostri posti, ma perché qui c'è un problema di disoccupazione, il tasso di disoccupazione è altissimo e i giovani devono avere fiducia nello Stato. I giovani non devono cercare lavoro legandosi alle associazioni criminali, devono avere fiducia in uno Stato che li protegga, che li aiuti e che gli dia quelle risposte. Se lo Stato non riesce a dare in queste zone quelle risposte, non riesce a garantire quello sviluppo e quella legalità di cui oggi si parlerà tanto, è chiaro che il disoccupato, chi muore di fame, chi non ha possibilità economiche, si affida a dei sistemi alternativi che non vanno bene e che saranno la rovina non solo di quel giovane, ma anche di questo paese. Quindi su questi temi il governo non arretrerà, farà tutte norme che consentano da una parte di dire no alla corruzione, di dire no
a chi vuole creare un sistema diverso e alternativo allo Stato e dire sì invece a tutte quelle forme di semplificazione, di trasparenza, di sburocratizzazione, di investimenti puliti e di sviluppo che porteranno questo Paese, ripartendo dal Meridione, a svolgere un ruolo fondamentale nell'Europa e nel mondo.